Prego. Grazie Presidente, come ho avuto occasione di dire già in commissione, ho apprezzato molto questa apertura da parte dell'assessorato che ovviamente metteremo alla prova in occasione di questo bilancio, proprio perché negli anni passati non è mai accaduto, quindi vogliamo vederlo in pratica prima ovviamente. Abbiamo fatto diversi incontri, tra cui un ultimo con i capigruppo, e abbiamo deciso come Movimento 5 Stelle di non concentrarci su una precisa tematica. Si potrebbero fare milioni di proposte intelligenti con priorità. Abbiamo una serie di situazioni critiche, la pressione fiscale che è aumentata in una maniera incredibile negli ultimi anni, ma abbiamo deciso invece di fare una singola proposta da porre alla Giunta, o meglio, in questo caso non la pongo tanto alla Giunta quanto ai miei colleghi del Consiglio Comunale, e chiedo l'attenzione sia dell'opposizione che della maggioranza. La proposta è semplice: è di fatto ripetere la procedura di partecipazione che è stata usata per il regolamento edilizio, e quindi mi rifaccio a una procedura che è stata utilizzata da questa amministrazione, quindi non tanto una modalità di partecipazione strana dei grillini. Mi rifaccio a regolamento edilizio. Cosa è stato fatto? Una cosa semplicissima. È stata pubblicata una bozza del regolamento diversi mesi prima dell'approvazione in giunta. E cosa è successo? Siamo andati in commissione, le associazioni sono venute, i singoli cittadini sono venuti, hanno potuto accedere tramite internet al documento. Hanno fatto osservazioni, e la cosa interessante è che su quelle osservazioni la giunta ha praticamente riscritto il documento. Riscritto. E quindi la proposta è ovviamente di approfittare di questa apertura per aprire ancora di più e dare una parentesi, diciamo, di partecipazione reale al cittadino. Quindi la proposta è semplice ed è differente da quella che è stata fatta adesso dal capogruppo del PD, e cerco di spiegare perché è differente nell'ordine. La nostra proposta è un impegno a condividere nella sezione bilancio trasparente del sito istituzionale del Comune di Milano, almeno un mese prima della sua approvazione in giunta, una bozza del previsionale del 2014, senza preconfigurare vincoli di sorta nei confronti della giunta stessa. Questo ci tengo a dirlo, perché non vuole essere, come nel regolamento edilizio, un vincolo. Fornendo quindi valori indicativi utili alla comprensione delle dinamiche in atto e al processo di contribuzione da parte della cittadinanza. Quindi la proposta è differente da quella che ha fatto adesso il capogruppo del PD, e spiego perché. Spostare il mese prima della votazione in giunta è fondamentale proprio per permettere alla giunta stessa di recepire direttamente le proposte che arrivano dalla cittadinanza. Spostandolo invece nella fase tra giunta e consiglio comunale c'è un rischio enorme che si è realizzato tutte le volte, cioè quello che poi si comprime tutto nel conflitto politico, ci si trova in ostruzionismo di notte e si tratta tra forze politiche. A quel punto tutte le priorità dei cittadini è facile che saltano, sicuramente non sono tutelate. Quindi noi non togliamo il dibattito politico, le serate di ostruzionismo che verranno fatte fra l'approvazione della proposta di giunta e quella di l'approvazione da parte del Consiglio, ma apriamo una fase di partecipazione non vincolante per la giunta prima. In 30 giorni prima, come è stato fatto dalla giunta stessa per il regolamento edilizio. Questa è la nostra unica proposta, quindi non andiamo in un tema specifico, ma chiediamo di aprire verso la cittadinanza le informazioni e quindi le priorità, che dal nostro punto di vista è fondamentale. E ripeto, anche specifico, a pubblicare una bozza, quindi non un documento, non un atto ufficiale, un qualcosa che consenta però ai cittadini e agli addetti ai lavori di avere tutti gli elementi per poterci lavorare, per poter fare delle proposte. La seconda richiesta è quella di promuovere la condivisione di questo documento pubblicato su internet con la cittadinanza, anche tramite apposite assemblee pubbliche in tutte le zone della città. E a noi piacerebbe molto che prima dell'approvazione in giunta ci fosse proprio questo giro delle 9 zone da parte dell'assessorato, in cui spiegare alla cittadinanza quali saranno le manovre dell'altro. Vi ringrazio per l'attenzione, queste sono le nostre proposte.